Aspetta. Siete benvenuti allo spettacolo non formale che ci avevano adesso in diretto. Ok, raga, vai, spiegalo tu. C'è qui una piccola situazione digitale, info tecnologica avanti. Vuoi spiegare che cos'è? Penso che lo sapete, la produttività del basso hanno... quello mentre... no. Cosa? I laboratori del basso non hanno... Non so se li connetto. La possibilità di essere trasmessi in streaming, quindi saremo per qualche ora online e altre persone potranno collegarsi e vedere quello che stiamo facendo. Quindi se qualcuno vuole parlare in questo momento dovrebbe utilizzare il microfono in modo che sia possibile anche sentire da casa. Non ti preoccupare, nessuno lo guarda, non c'è problema, solo per archivio tecnologico. Però se c'è qualcuno che non vuoi parlare con il microfono non lo fai. Siete liberi di fare quello che volete, anche se vuoi scappare la camera, puoi sederti lì giunta insieme ai tecnici, non c'è problema. Ok? Però facciamo lo stesso, c'è un po' questa roba, però facciamo finta che non siamo qui o facciamo gli spettacoli dell'educazione non formale proprio per la camera. Ciao, sei da posto a casa? Ok? Quindi com'è andato? Va bene? Più o meno? Il tempo è difficile, l'avevamo avuto, io ho detto 20 minuti, più di mezz'ora l'avevamo avuto. Qual è il problema? Vabbè. Nella vita, ok. Quindi facciamo così. Facciamo, un gruppo poi decidere di andare, puoi dire molto succintamente. Succintamente italiano? Succintamente, piccolino così, lo puoi dire due cose che sono uscite dalla discussione che vi sembra interessante di rapportare al gruppo qui, adesso, ok? Due, quelle che sembra più premente, più importante di portare al gruppo su questa attività che abbiamo fatto, e poi fare la domanda, e poi rispondo io. E poi cambiamo gruppo e facciamo un po' così, ok? Ci sta? Chi vuole iniziare? Eravamo il gruppo del Silent Flow, abbiamo riflettuto sugli obiettivi dell'attività e abbiamo pensato che in quel caso gli obiettivi erano uno, far riflettere la persona sulle tematiche e far capire cosa, diciamo... Aspetta. Raga, questo è importante capire, sennò questo è per voi, non è per me, eh? Sì, far riflettere la persona sulla tematica e far capire a lei stessa cosa sapesse sulla tematica. Mm-hmm. E l'altro obiettivo era quello di far vedere agli altri cosa sapevano gli altri sulle varie tematiche, e l'altro obiettivo ancora era per il formatore, per il facilitatore, vedere cosa sanno le persone nei confronti della tematica. Ok, quindi c'era più di un obiettivo. Secondo su noi attività. Sì. Ok. Cosa dobbiamo dire altro? La qualcosa domanda? Che vi sembra importante di quei punti, non è? Puoi fare la scelta di qualcos'altro, che se volete dire qualcos'altro, importante per gli altri, non so, che ha uscito la vostra discussione, no? Sì, anche il momento in cui è stato deciso di intraprendere questa attività, perché è stata nella prima parte della prima giornata, successivamente a quella di rottura del ghiaccio, e quindi poi ne ha fatto parte, nel senso che nella prima fase, se dividiamo la giornata di ieri mattina in due pezzi, nella prima fase ci siamo conosciuti, l'attività con i nomi e tutto il resto, e quindi ok, so chi è l'altro, almeno come si chiama. E poi in questa fase avevo delle informazioni anche sul che cosa pensa, e quindi diciamo andava a mettere tranquillità, diciamo, nell'ambiente di azione. Quindi ti sembra che è anche un'attività importante per la conoscenza all'inizio del gruppo, esatto, no? Esatto. Che puoi utilizzare per quello, va bene. La domanda? Vai.
No, se c'è stato, non so chi ha inventato questo metodo, come è nato, se c'è una storia particolare di come è nato, non so se esiste effettivamente. Buono, vabbè, questo ha iniziato nel 1856, No, infatti, questa è una domanda interessante perché tutti quei metodi che facciamo qui, più o meno, sono metodi aperti, no? Open source. Sì. Sono metodi. Io l'ho fatto, la prima volta che io l'ho fatto io come partecipante a un progetto che fa, non so, più di 7-8 anni. Ma non so chi l'ha creato questa idea. È la prima volta che qualcuno ha disegnato, forse l'ha creato il metodo, però. Sì. Infatti, questi. Questo è interessante perché penso che le metodi che facciamo noi, che tutti le fanno, è di tutti, no? Sì, sì. Questo tipo di metodi sono di tutti, però lo puoi tornare tuo perché lo puoi adattare, puoi farlo quello che ti piace. Quindi con queste parole penso che è la prima volta che l'ho fatto, in italiano pure. Prima volta, quindi è strena mondiale qui. Però infatti il metodo si fanno molto, non lo so qual è la storia. Sì, no, perché vivo l'open space, c'è tutta una storia dietro l'open space technology, no? Quindi mi chiedevo se... Speriamo che non è un copyright, no? No, sicuramente, non sapevo che domandare. Speriamo che non è un copyright. Non è curiosa, va bene. No, non lo so chi lo ha creato, infatti, però forse sull'internet c'è la informazione, chi lo ha fatto. Applicabilità io l'ho trovato, infatti è tutto ieri che lo dico, che mi è piaciuta molto, il mio preferito, perché è molto utile nel momento in cui ci sono, diciamo, gruppi di lavoro molto ampi, ti permette di accorciare i tempi per avere quelle informazioni che comunque devi chiedere o mettere la persona che partecipa nella possibilità di poterlo fare, però chiaramente se sei in 25, 3 minuti a testa, ciao, è già finito il tempo. Invece in questo modo riesci ad avere quegli stessi risultati che hai bisogno di ottenere, però nella metà, se non anche meno, del tempo. E quindi puoi su quelli lavorare sui passaggi successivi. Cioè, ok, qua sono venute fuori già le esigenze del gruppo, adesso elaboriamole in una... Sì, un metodo di entrare. Sì. Ok, va bene. Qualche domanda così importante su questa roba? O meno importante? Che non si hanno ancora le dubbie verso quello metodo lì? Possono chiedere a loro? No? Ci sta? Ok, prossimo. Chi è? Tu? Noi abbiamo discusso sul campo minato, quindi se dobbiamo parlare di due cose che sono emerse nella discussione di oggi, ma anche la discussione che abbiamo fatto prima, perché forse l'argomento che abbiamo trattato di più in plenaria è del fatto che la cooperazione è un processo più lungo rispetto alla competizione, però può portare risultati migliori. E a volte, come in questo caso nel gioco del campo minato, era l'unico metodo per arrivare a dei risultati, all'obiettivo finale, perché con la competizione non ci saremmo arrivati. Quindi la responsabilità condivisa all'interno del gruppo, all'interno dei gruppi, sono tutti elementi fondamentali per la cooperazione. L'altro elemento che è emerso con forza è quello dell'ascolto attento e attivo, rispetto a ciò che diceva il facilitatore, che ha ripetuto sempre le stesse parole, però magari anche con gesti differenti ci ha indotto in errore all'inizio a competere anziché a cooperare, e invece alla fine siamo stati, ascoltando davvero quello che diceva, abbiamo cooperato e abbiamo raggiunto l'obiettivo finale. Quindi c'è stata una destrutturazione della forma mentis. Noi siamo abituati, quando ci vedo in gruppi, a competere, non a cooperare, e invece questa mattina, quando abbiamo ripetuto un gioco simile, siamo stati molto più veloci a cooperare rispetto che a competere. Un altro elemento che è emerso è il fatto che si possa utilizzare la stessa metodologia, lo stesso metodo, che è quello, questo per esempio gioco del campo minato, con obiettivi differenti. Io, ma anche Chiara, spesso l'avevamo già fatto questo gioco, però cooperando all'interno di un gruppo e competendo contro l'altro gruppo, forse anche il motivo per cui noi abbiamo iniziato subito in competizione,
e aveva un obiettivo differente sicuramente rispetto a quello che, all'obiettivo che ci hai posto tu e della quale abbiamo discusso questa mattina. Se poi, la domanda che volevamo farti è che sei stato sempre molto rigido con i tempi, invece quel gioco ci ha dato tutto lo spazio disponibile, tutto il tempo disponibile finché non siamo riusciti da soli a superare a raggiungere l'obiettivo. È stata sicuramente una scelta voluta, noi saremmo potuti rimanere anche là fino a sera, c'era chi si preoccupava di non cenare. E per quale motivo ci hai lasciato il tempo limitato per superare questa prova del campo minato? Infatti non c'è bisogno, ce l'ho io per rimanere tuo. Infatti il tempo che abbiamo fatto, le attività, c'era un tempo, era un tempo lungo. E il tempo per tutte le attività lì comprende non solo il gioco, c'è la preparazione, c'è il gioco, l'attività e poi c'è il debriefing. E tutto quello era compreso sul tempo già pensato per l'attività. E io lo so che non lo fanno in 10 minuti, è difficile, impossibile, quindi c'è bisogno di tempo. Vi è sembrato che non c'era un tempo, infatti c'era molto tempo per gestire. A un certo punto io direi, ok, vabbè, 5 minuti finiamo, se no non finiamo più. Però è importante capire pure quando il gruppo è... Quando se lascia il gruppo fare tutto, fare ripetere fino all'infinito, quando il gruppo decide che non lo vuoi fare più. Quello è pure interessante dentro il gruppo, penso. Come dinamica di gruppo, costruzione di gruppo, questa roba è qualcosa che esce un po'... Esce pure il conflitto, perché c'è sempre gente che vuoi fare più e gente che non lo vuoi fare più. E infatti io non sono rigido con il tempo per niente, dentro il corso, vi sembra quello? Però il tempo non facciamo mai il tempo su quella roba. Però è interessante che lo capisci come rigido, mi piace, così si va, così rigido si va. Però infatti cambio il tempo ogni secondo quasi, 20 minuti, mezz'ora dopo sono qui. Qualche volta pure dico, vabbè quello non fanno tanto, vabbè. Qualche volta dico hai 2 minuti e ce l'hanno solo 1 minuto e mezzo per farlo. Quindi il tempo per me deve essere una guida quando fai l'attività per sapere più o meno quanto lo fai. Però quando lo stai facendo deve capire al momento, no? Forse questo non è abbastanza, devo mettere 5 minuti in più, lasciarlo stare. Anche se non lo dico, Anche se dico 20 minuti e poi l'ho fatto 25, neanche nessuno si è accorto perché nessuno controlla il tempo qui, solo io. Quindi non c'entra niente, lo stesso lo posso dire, 20 minuti infatti sono 15, come abbiamo fatto qui, e nessuno l'ha visto. Sì, no, sì, tu puoi mettere un altro stress lì, per esempio, in quell'attività se io dico ce l'hanno 20 minuti per farlo, quella è un'altra sfida, un'altra competizione, diciamo. Sì, però non poi la... nel decidere poi la strategia, insomma, nella... Sì, no, il tempo, cioè, senza tempo noi siamo andati oltre. Il tempo in un processo, vabbè, questo tipo di formazione, educazione non formale, è la base, no? Perché ce l'hai solo un certo tempo e ce l'hai possibilità infinita di apprendere cose. Quindi con le strutture attività devi avere il tempo, sapere con che tempo stai lavorando, perché se ce l'hai 20 minuti puoi fare un tipo di attività, se ce l'hai un'ora puoi fare un altro, se ce l'hai due ore, per lo stesso obiettivo, deve fare... Quindi il tempo è la base. Per il tempo non deve essere rigido dopo che inizi. Rigido per te, che ti fa, non ti fa lasciare fare quello che volete fare dall'inizio. Blocca pure il pensiero, insomma, all'inizio. Sì, no, come pensiero sì. C'è sempre l'idea, c'è sempre il tempo, tutte le attività che faccio io, c'è sempre il tempo, lo so quanto tempo vai a fare, quando lo vado a iniziare, quando lo vado a finire. Ma infatti mai lo faccio quello, però lo faccio, lo cambio coscientemente, no? Un coscienza che lo sto cambiando e forse se metto 20 minuti in più un'attività o lo faccio 20 minuti in meno con un'altra attività o devo tagliare qualcosa, quella è una scelta pure, no?
Quindi sì, sicuro il tempo è fondamentale su tutto questo che lo facciamo. Però ognuno di noi ha un approccio diverso sul tempo e come gestire questo tempo, come facilitatore, eppure come persona, no? Per esempio, a me piace svegliarmi 5 minuti prima di andare a ruba perché così dormo più. E c'è la gente che ha bisogno di un'ora per si svegliare. Io mi sveglio 5 minuti prima perché lo so, quanto più dormo va meglio per me. Per quello non funziona per tutti. Okay. Per esempio, la vita. Qualche altra domanda sopra l'attività che loro possono... Allo. Ma quindi è mai successo in questi giochi di cooperazione come il campo minato che le persone si sono arrese, che non sono riuscite ad arrivare all'obiettivo comune? Sì, sì, c'è tutte queste attività quando c'è un tempo, un'altra volta, non è tempo infinito, c'è tante volte che se il team building è... Non sbagliare va bene, failing, non raggiungere l'obiettivo per me va benissimo, perché fa parte del processo, non è l'obiettivo. Sì, però c'è ma no, non dal tuo punto di vista, non dal punto di vista del facilitatore, ma dal punto di vista del gruppo. Che vuoi dire? Come che voglio dire? Non ho capito, dimmi un'altra volta. Non l'ho capito. La mia testa per... No, cioè la mia curiosità era se dando un tempo indefinito se i gruppi in questi giochi di cooperazione si siano mai arresi e perché e se l'hanno capito. Arresi che vuoi dire? Che non ok, no, basta, non ce la faccio a fare sto gioco. Basta, sì, non, sì, sì, sì. No, vabbè, questo, su questo è un po' diverso, no? Però ci sono altri tipi simili, però non questo, dove c'è la sfida è quella, quando finiamo di fare questa roba, perché possiamo sempre farli meglio, farlo, sì, perché c'è gente dentro i gruppi che forse non è importante quello, e c'è un'altra che sì, quindi c'è un conflitto, c'è qualcosa da gestire dentro il gruppo, però sì, può succedere, perché dipende dal gruppo, no? Ti fa strano? Sì! Perché? Perché comunque in questo mondo di competizione è sempre più importante arrivare al risultato che non arrivarci. Sì, infatti, non so. È difficile. Dico, ogni gruppo c'è il suo modo di fare le robe, quindi non so che ti devo dire, infatti. No, succede, infatti succede, dipende dal gruppo e tutto cambia. Ogni gruppo ha il suo percorso più o meno. Va bene, sento strano. Vai. Infatti, se ti ricordi ieri, con Luca per quanto riguarda il gioco della partecipazione attiva, Luca ha fatto riferimento al discorso del fallimento, no? Che noi siamo abituati a immaginarlo come un qualcosa di negativo, invece quello è una parte del processo di apprendimento, cioè nessuno fa per la prima volta un qualcosa e questo qualcosa gli viene fortunato o comunque non è la consuetudine. Cioè uno fa, sbaglia, impara e poi la volta successiva. Tant'è che lui faceva poi l'esempio dei grandi imprenditori che adesso vanno per la maggiore, nel momento in cui vanno a fare gli incontri nelle varie parti partono sempre io ho fatto questo, ho sbagliato, e poi alla settima volta è venuto fuori quello che adesso è il mio lavoro o il mio successo. E quindi noi dovremmo entrare, no, anche in questa presa di coscienza del fatto che se si sbaglia non vuol dire che è il finimondo, anzi è proprio un passaggio necessario per poi riuscire veramente a fare bene dopo. Niente. Vabbè, quindi con altre domande su questo? Lo prendo io, sì. Ci sta? Prossimo? Vai.
Noi abbiamo cercato di analizzare l'attività del pupazzo e del viaggio. In realtà io le vedevo come due attività separate, perché sono state talmente concentrate e lunghe anche, mi veniva di pensarle un po' separate. Abbiamo cercato di sintetizzare. Sono due, infatti. Sono due diverse. Sono due diverse, sono due momenti diversi. Almeno. Vabbè, comunque l'obiettivo principale che abbiamo individuato ovviamente è la conoscenza dell'altro, ma anche un po' un viaggio dentro se stessi, e quindi il farsi conoscere. E tra gli obiettivi secondari ne abbiamo trovati un bel po', ovvero riuscire comunque ad aprirsi singolarmente davanti al gruppo, ritrovare i punti di forza e la debolezza nel confronto con gli altri, i punti in comune, riuscire a fare questo percorso di introspezione attraverso il tempo, e autoanalisi, capacità anche di ascoltare e di riflettere sulle esperienze degli altri, attuare un processo di condivisione, di consapevolezza di se stessi. Sulle aspettative poi abbiamo fatto tutto questo percorso del viaggio che è stato abbastanza lungo e molto, molto denso anche di contenuti. Per quanto riguarda la domanda che volevamo fare, era in questa attività del viaggio in particolare, quanto per il facilitatore è importante non il risultato, ma gli elementi, le caratteristiche poi del gruppo rispetto a quelle individuali? Cioè tu capisci attraverso questa attività, ti concentri di più sul gruppo, su quello che abbiamo raggiunto, o anche singolarmente ognuno di noi come individuo, come facente parte? Vabbè, ci sono due punti. Prima, secondo me, lo più importante è per il gruppo, è il risultato per il gruppo più che per me. Capisci? Per me è più importante che il gruppo si conosca tra di loro, le persone individuali, eppure chi siamo così insieme. E poi è chiaro per me, secondo me, è tutti e due, è il gruppo come lavora insieme, come sta, come si sente, così puoi fare che tipo di sfide puoi mettere al gruppo. No? Però è quello che mi chiedo, è compito del facilitatore anche capire quali sono gli elementi del gruppo che hanno bisogno magari di più stimolo rispetto agli altri in una determinata attività? Per esempio, ho notato che ci sono state molte persone che più semplicemente riuscivano ad aprirsi, a parlare, a confrontarsi rispetto ad altre che avevano un po' più pudore e timore, e quindi individuare elementi diciamo diversi caratterialmente anche, no? Sì. All'interno. È un po' come dire questa roba. Ok, questo gruppo non è così tanto grande, però è grande abbastanza, no? Se facciamo con 30 è un po' diverso pure, no? Con 30 persone è impossibile, tu lo fai in un'ora, conoscere o capire chi è chi e chi c'è. Però tu puoi focare su quelle che stai già cercando, per esempio, se quelli che c'hanno più, sono meno a suo agio di parlare, o quelli che quando facciamo così al gruppo mai parlano. Quindi perché questo c'è una cosa interessante da dire, però tu devi facilitare in un modo che loro possano dire quella roba. Quindi questo è, puoi cercare su questa roba se è interessante, se è importante per il processo, per quel punto lì. Però puoi cercare pure chi è quello che è più pazzo, che sblocca un po' il gruppo, puoi vedere questa roba, dipende che cosa stai cercando, però lì su quell'attività c'è un sacco di informazione individuale. Non solo di quello che la gente dice, però pure come la gente si comporta quando sta lì, quando aspetta, come si mette dentro, sì, come non si frega molto. Sì, perché c'erano due dimensioni nelle attività, sia quella di gruppo perché di conoscenza, ma anche molto individuale perché il percorso lo facevi individualmente in quel momento. No, cioè, è chiaro, quello c'è molto lì, però prendere tutta le informazioni è molto difficile, no? Per non dire impossibile. Quindi deve fare la scelta, non è che puoi imparare tutto e capire tutto su YouTube, deve capire che cosa tu stai cercando come facilitatore. Per esempio, se vado a fare attività dopo, dove c'è bisogno di un ambiente molto sicuro, molto tranquillo per fare attività tosta per il gruppo emozionalmente, devo capire dove sono la gente più vulnerabile e forse dove sono le persone che non sono molto d'accordo, non si danno molto a corso del gruppo e ci sono un po', vabbè, brutte le forme di relazionamento così. Per esempio, quindi devo sapere che cosa sto cercando
nel gruppo. Per esempio, su questa attività precisa, quello che stavo io cercando nel gruppo era proprio capire chi siete, dove venite, come background, che volete fare su questa roba, perché l'idea per me non ce l'ho, non ce l'avevo del gruppo. Come ho visto il questionario, per me era di lì fino a lì, era tutto un po' uno, due, tre. C'era anche gli interessi, questa roba era un po' per tutto, quindi c'era bisogno di capire davvero dove poteva, che c'era il bisogno, che c'era il desiderio della gente dentro il gruppo, e farmi capire dove andare. Questo era io ero preoccupato su quello, quando l'ho fatto. Quindi tu poi, quando fai un'attività così, e le domande che le fai, per esempio se vuoi fare questo viaggio, le domande che fai devono essere importanti per il gruppo, per pure importanti per te e per il lavoro che stai facendo, no? Per quello ho chiesto il background, per quello ho chiesto il passato, dico, l'adesso, che cosa puoi imparare, però forse se stava cercando altro tipo e che cosa sapeva, così l'ho capito pure che il gruppo voleva molto andare sul sentimento, no? Come si sente adesso, che cosa vuoi cambiare, se è il momento di cambiamento della vita, tutto questo è importante, le informazioni che io non ho chiesto per il gruppo mi ha dato. Quindi c'è sempre la sai a capire. Okay. Chiaro? No? Più o meno? Troppo? Vabbè. Basta? Questione, qualche questione su quello, no? Finito? Vai. Dai. Per loro? Questo gioco io del pupazzo lo vedo molto interessante. Lo propongo anche ai compagni rossi di viaggio, nel mondo della cooperazione, soprattutto nella fase di avvio, startup, chiamiamola così, può essere utile per la suddivisione dei compiti, cioè uno può immaginarsi non in un determinato modo, ma se la costruzione del pupazzo avviene da parte degli altri, cioè noi l'abbiamo utilizzato invitando le persone a mettersi diciamo in gruppo tra persone che non si conoscono, e quindi comunque c'era la fase del dialogo, chi sei, che cosa fai, cosa non fai, e poi si costruiva questo pupazzo. Nel momento in cui però si porta su un gruppo che già si conosce, potrebbe essere utile in quest'ottica, cioè io no, mi immagino nel ricoprire un determinato ruolo all'interno di una struttura di lavoro nell'ambito della cooperazione, come mi vedono gli altri? Oppure se sono in una fase di incertezza, non so che ruolo posso ricoprire all'interno di questo gruppo, magari il contributo degli altri può, diciamo, delinearmi un contorno sul quale puoi muovermi. E quindi, secondo me, potrebbe essere utile. Ad esempio, siamo 5 persone, gli altri 4 costruiscono la base, l'immaginario del quinto. E questo, un'altra volta, questo... Quella domanda è chi ha creato quella roba. Qui questa domanda è, questo l'ho creato io, più o meno. Però non l'ho creato io, perché fare il pupazzo l'ho già fatto un sacco di volte in un'attività diversa, fare domande, cioè, però come lo metti insieme e per che obiettivo e dove il contesto, quello lo fai a posto, no? Adesso. Quindi se c'è, utilizzando lo stesso principio, costruire qualcosa insieme, cooperativo, e dove io non lo posso fare, tu lo puoi adattare facilmente a fare quello che dicevi tu. È solo la domanda che lo metti dentro, cambiano, il contesto cambia e l'obiettivo cambia, però l'attività, il cuore dell'attività è lo stesso, però cambia totalmente. Sono sicuro che lo puoi utilizzare per quello e per tutte le altre, no? Sì, 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 come dicevi lei, sul discorso delle competenze, perché viene pure quello, no? Uno si immagina e attribuisce a quel pupazzetto quella caratteristica, perché vede quella caratteristica nell'altro, dice tu sei in grado di fare questo, io vedo questo dentro di te o in quello che fai. Questo è stato così leggero, perché così leggero, va, non è pesante, non è che le domande, no, che ti incontro verso te stesso così pesante, perché infatti abbiamo fatto il primo giorno, conoscenze diverse, se il gruppo già si conosce tu puoi andare molto più dentro e più tosto su quello che chiede, no, del gruppo e della gente. Vabbè, basta? Prossimo? Allora, noi abbiamo parlato della partecipazione attiva.
Primo punto interessante secondo noi era il fatto che l'obiettivo ovvio di questa attività era di discutere e riflettere sulla partecipazione attiva, ma lo che abbiamo pensato è che l'obiettivo principale non era questo, ma era di vivere la partecipazione attiva, nel senso di lavorare insieme in piccolo gruppo, di creare consenso, di si ascoltare, di riflettere insieme, di creare qualcosa insieme, era già di vivere la partecipazione, già come un'esperienza propria. Questo abbiamo piaciuto questo. Quindi c'era il tema generale di discutere la partecipazione, per infatti l'obiettivo di sentire la partecipazione. Perché possiamo anche parlare di partecipazione, non lo so, senza la fare senza una cosa partecipativa, e di legare il metodo con il contenuto era interessante abbastanza. E si può fare il contrario pure, si può parlare qualcos'altro, però quel metodo di partecipazione è attivo, no? E così si analizza poi la partecipazione. Poi un'altra cosa che abbiamo notato è che nella suddivisione dei tre temi, ovvero definizione, obiettivo e processo, i quattro gruppi hanno scelto definizione e processo, però nessuno ha scelto gli obiettivi. Quindi secondo me questo è un tema di riflessione, nel senso vogliamo capire, vogliamo esprimere che cosa è, vogliamo capire come ottenerlo, però tendenzialmente non sappiamo perché. Quindi noi abbiamo anche notato questo come spunto di riflessione. Poi un'altra cosa, piccola cosa, che abbiamo notato che ci è piaciuta molto è il modo in cui tutti i gruppi sono entrati nella discussione. Abbiamo notato, almeno noi abbiamo fatto parte di due gruppi differenti, però c'è stata discussione, condivisione, si è cercato, tutti abbiamo cercato di far parlare tutti. Lui notava come nel mio gruppo ci sono state delle virgolette. Quindi quello è la proprio testimonianza della condivisione, ovvero non siamo riusciti ad ottenere una definizione pienamente condivisa, però in un processo di partecipazione tutti devono esprimersi liberamente, tutti devono dire che cosa pensano, e dico anche nonostante non tutti avessero la stessa idea. Ecco, a lui piace molto la definizione di conflitto, mi piaceva notare come è molto facile in questo contesto in cui l'obiettivo è la cooperazione e lavorare insieme che molte persone possano seguire l'onda, nel senso di dire ok, va bene, ci va tutto bene, pur di non, no, di non essere leggermente contrari a un'idea generale. Quindi questa è anche un'altra piccola cosa che abbiamo notato. Mentre sulla domanda ci chiedevamo come e quante volte, secondo la tua esperienza, insomma anche nelle altre attività, negli altri training che hai svolto, quante volte hai davvero notato che il gruppo abbia recepito il messaggio? Nel senso, quante volte, cioè alla fine di un processo di educazione non formale, hai avuto la sensazione che ci sia creata davvero e realmente una piccola comunità? Ma dici che l'obiettivo di un processo è una piccola comunità? Una piccola comunità intesa come un gruppo di persone che durante il processo abbia ottenuto perlomeno la capacità di riflettere sul fatto che cooperare, vivere insieme possa essere più utile che invece competere singolarmente. Cioè quanto per te è stata negli anni, dalla tua esperienza reale, questa percezione, e quanto invece è legata al fatto che magari, come dicevamo prima, in questo tipo di processo è più facile legarsi e seguire, no? Come dicevo prima, l'onda, piuttosto che invece esprimersi liberamente. Io penso che quello, la domanda che ho fatto adesso è molto connessa a qual è il tuo obiettivo, no? Che cosa vuoi aggiungere al finale di un processo, di 2 giorni, 2 ore, qualsiasi cosa. E per me l'obiettivo è che qualcuno impari qualcosa e che apre un po' gli occhi alle possibilità. Quindi su quello penso che è molto difficile sbagliare con un obiettivo così aperti, no? Diciamo. Sì, sì, c'è sempre qualcuno che impara qualcosa, forse il livello di quanto impari, non è che esci da un'attività a essere un expert di partecipazione attiva, no? Però forse hai imparato qualcosa che ti serve, dove sei adesso. Quindi quello penso non c'è come sbagliare. C'è il pericolo se lavori su qualcosa specifica, per esempio
contro il razzismo, che dopo di fare un'attività la gente si finisce più razzista che all'inizio. Così ha sbagliato, sicuro. Così ha sbagliato, diciamo, questo è il problema. Vabbè, infatti non dobbiamo essere attenti che tipo di attività e che messaggio passiamo, perché un'altra volta forse diciamo una cosa, per l'attività promuove un'altra, no? Per esempio partecipazione attiva, diciamo la partecipazione è questa, poi non c'è proprio partecipazione attiva sul processo, infatti, è anche una partecipazione finta tante volte. Quindi c'è questo pericolo quando fai un'attività specifica che sono un tema specifico. Su quelle che lavoro io e sui miei obiettivi, che sono molto più aperti, su quelle che dare qualcosa, dare le possibilità, creare le opportunità di apprendimento, vabbè. Poi un'altra piccola postilla, insomma, che ci è piaciuta molto a entrambi, è il tuo ruolo nella definizione dei tre temi, ovvero ci sono stati messi insieme quattro gruppi di persone scelti casualmente con dei temi specifici, no? Quindi già il piccolo, e anche come diceva prima Simone, il lavoro in piccoli gruppi facilita anche l'espressione del singolo, perché magari in un gruppo più grande, in plenaria, uno può anche tendere a non esprimere la propria opinione, perché c'è nel bene comune, se non parlo io, c'è qualcun altro che può parlare per me. Invece lavorare in piccoli gruppi permette a tutti di esprimersi più liberamente, perché è più difficile avere la percezione di non dire la propria E c'è più spazio per la gente dire quello. Questa è una cosa che a noi è piaciuta molto. E un'altra piccola domanda: qual è l'importanza delle istruzioni del facilitator per attivare veramente una partecipazione? In senso, è meglio di dare istruzioni, di guidare la gente, o di lasciare libero la gente parlare del tema in generale, lasciare loro un po' più liberi? Dipende dal gruppo, dipende dal punto, come abbiamo visto, c'era il processo, il punto, quanto attivo è già il gruppo, no? All'inizio se lascia un gruppo che era un po' passivo, molto passivo, lascia così al volo, forse è troppo casino, no? Non sarà un po' persi, un po'. Forse c'è troppa direzione alla gente, oppure non c'è spazio per essere attivo, quindi questo è un bilancio che deve vedere ogni situazione. Infatti questo parliamo in generale, però c'è sempre la particolarità di questo punto e questo momento, no? Per il ruolo, io questo è interessante su tutte le attività, no? Io sono qui, esisto, ce l'ho un ruolo molto chiaro che sono qui a fare. Quindi non è che mi posso, è certo che come facilito le roba, vai a avere un impatto, un impatto si dice? Sul del gruppo e sull'attività. Quindi questo è molto importante, non so, pianificare bene l'attività, come pensare come gestirla bene, come facilitarle. E bene non vuol dire di questo modo, è bene in questo modo, è male. Però bene vuol dire per questo gruppo, in questo momento, che cosa devo dire o come devo fare, e però raggiungere questi obiettivi in questo punto. Vai. No, ma lascia. Vai. Chi? Le facilitatori, dice il formatore? Non ti risposto. Ah, il gruppo? Sì. Il gruppo non si muove? Cioè, situazioni difficili, come gli attivi. Vai, dimmelo otra volta, vai. Sì, tanti, vabbè, se lavorarci con le teenager lo sai, è questo che succede sempre. Come lo fai? Vabbè, magia. No, ci sono le cose che c'è un sacco di roba che puoi provare da fare. Prima, cercare le motivazioni e gli interessi. Se loro le piace il calcio, ma
come lo vai a fare parlare del fiore? No? Quindi deve provare che le passioni, quelle che le piace fare, che le piace vedere, questo non è che lo deve fare calcio, è diverso, eh? Non è che deve fare calcio, però forse quando parla di qualcosa fa una metafora verso al calcio, per esempio. No? Quindi qualcosa che ti muove, oh calcio dov'è? Così ti sei un po' sveglio, eh? Questo funziona, come esempio molto chiaro, eh? C'è la metafora, c'è... E poi cercare di capire perché il gruppo non è attivo, perché è stanco, perché non si frega, perché pensa che non c'è niente da fare, c'è altre cose che vuole fare, non vuole stare qui, quindi c'è un molto di cose, e poi puoi cambiare tutta questa situazione verso, forse non sono attivo perché ho paura di quelle che pensano l'altro, c'è la pressione del gruppo, forse, tutte queste sono possibilità, eh? Capire che cos'è o quali sono gli elementi che contribuiscono per non essere attivo e cercare di cambiare questi elementi. Magia. No, lo cambi lavorando in gruppo, lo cambi con le attività che proponghi tu, le cambi con la forma come lavori con il gruppo e il rapporto dentro il gruppo e tuo con il gruppo. Forse c'è bisogno pure di un'attività, la motivazione che viene di fuori, cercare che cosa è quella che puoi buttare dentro, che puoi motivare la gente da fare. Cioè, non è che vuoi avere una ricetta, eh? Però queste sono tutte situazioni che possono succedere. Mm? L'empatia, sì. Sì, sicuro che non c'è un altro modo di lavorare con il gruppo che non lavorare con il gruppo. Tu in un gruppo, noi, quello deve fare per forza. Per quello mi dispiace che non c'era nessuno che ha preso questo beginning, però lo facciamo dopo, eh? Questo è molto importante, setting the mood. No, Barbara l'ha scelto per avere un piccolo... Però è meglio così, perché secondo me è molto utile a tutti. Questo è per me lo più importante di tutto che abbiamo fatto in questi giorni. Però sono io, il mio approccio. Il mio approccio. Quindi un facilitatore deve essere flessibile in tutti i livelli, nel tempo, nella capacità di adattare le attività al gruppo, nel capire anche la battuta che deve fare per catturare l'attenzione, cioè deve guardare una miriade di aspetti. Sì, però non deve essere un pulpo, no, non è flessibile così, no? Il massimo, tra virgolette, possibile, senza... Dipende il tipo di... No, ognuno di noi è diverso, eh? Quindi quello che funziona per me come facilitatore forse non funziona per lei o per quelle che vengono dopo. Eppure capire come capiamo che tipo di stile di apprendimento ci abbiamo, dobbiamo capire pure che stile di facilitazione ci abbiamo, che tipo di attività funziona per noi, pure come facilitatore, non solo come partecipante. Ci abbiamo tutti stili diversi. Per sicuro, se non sai... Per adattare non è facile, eh? Adattare non è facile. E adattare non è lo stesso di improvvisare. Devi avere un piano, devi sapere cosa stai facendo e poi adattare, non improvvisare al volo. Quello è molto... Qualcuno lo riescono a fare, però è un po' tosto. Io per stare qui e adattare, ieri sono andato a letto a 1 di mattina. Quindi c'è il lavoro prima, poi butta tutto fuori e fa altra cosa, però c'è il lavoro prima. Ci sta? Vuoi questo? Vai. Per loro, che deriva da un incontro che è stato fatto in un circolo ARCI qua vicino, uno spazio qua vicino con Wuming. Loro quando scrivono un libro, una definizione, in gruppo, lo fanno sempre in gruppo, non cercano mai il, non so come si dice, se capisce, minimo comune denominatore tra le persone che scrivono, perché diventa troppo banale, ma cercano sempre di andare oltre e di prendere le peculiarità di ognuno, che è probabilmente quello che hanno cercato di fare nel gruppo di Lorenzo con le virgolette, non so quanto riuscendoci, perché poi in realtà si dovrebbe arrivare comunque a una definizione condivisa, mentre io non vedevo molta condivisione ieri nella definizione. Tu, è una cosa che a me ha aperto un mondo, perché secondo me nelle dinamiche di gruppo questo è fondamentale per non essere banali ma per arrivare a un livello superiore. Però ci vuole moltissimo tempo per fare questo.
Volevo sapere tu come la vedi, se loro hanno cercato davvero di adottare questo approccio, di mettere insieme tutte le particolarità delle idee e non cercare un... Però scusi, non ho capito, quanto, si prende molto tempo per fare cosa? Per arrivare a una definizione condivisa, per esempio partecipazione attiva, si arriva a una definizione, però non è... la parte in comune che c'è fra la sua e la sua, perché sarebbe troppo banale la parte comune, ma la parte interessante sta nella diversità. E come si fa a gestire questo, questo processo che è davvero molto lungo? Che allora, loro hanno fatto l'attività. Forse già il processo è il più interessante che il risultato della definizione, questo, questo. È il processo il più importante e dopo non lo so di trovare o di creare una definizione, ma forse possiamo trovare varie definizioni, e sì, tu hai ragione, è più interessante di avere tutti i punti di vista e alla fine di non avere una definizione, ma di avere 3, 4, 5, è molto più interessante, secondo me. Interessante. Forse è più interessante, come diceva lui, il processo tramite cui si arriva e quindi... concedetemi il termine, il conflitto tramite cui poi si è arrivati a quella definizione, cercando di includere le peculiarità, la vocazione di ognuno in base rispetto a un tema, che magari dire ok, questa è la definizione, abbiamo questo compito da fare, scriviamolo, tanto noi sappiamo che la pensiamo diversamente. È più difficile far emergere la diversità che invece non farla emergere adeguandosi tutti a quello che magari pensano due o tre persone. Infatti io ero molto, sinceramente, ieri ero molto contento quando abbiamo discusso, che anche sulla scelta del tema ci abbiamo messo 25 minuti a scegliere il tema. Perché la verità. No, beh, perché ogni due minuti ognuno di noi diceva sì, è vero, a me piace, però io vorrei. Allora, ok, ripartiamo da zero, ricominciamo. Perché vogliamo questo tema? Che cosa ci piace? Perché non ci piace? No, ma perché che... preferiamo? No, e io davvero ero molto... molto molto contento. Ma questo è connesso a che diceva lui, che infatti in questo esempio specifico la definizione che arriva al gruppo per me neanche non mi frega per niente. Infatti per me a questo punto, almeno che arriva al punto contrario dell'attivazione attiva, che è proprio per le possibilità di definizione sono immense. E per me non è importante, lo importante è che con questo compito che vedo adesso si inizia un processo, e quello per me è quello che è importante, no? Perché c'è il scambio, c'è capire davvero come posso essere attivo in questo momento, e che dici, diciamo questa attività, però dico un po' per tutte le attività, no? L'obiettivo finale di quello, tutto quello che abbiamo fatto, per me non è molto importante, però è buono che sia importante per voi, perché così il processo se è vero e si va dentro, no? Sì, ma... Vai. Anch'io sono d'accordo sul fatto che il processo è più importante del risultato. Però mi chiedo poi come faccia Wu Ming alla conclusione a trovare una frase, perché poi quel libro deve andare in stampa, no? Ma tu pensi che solo hai una frase lì? Se puoi arrivare a una frase. Loro ci arrivano, nel senso che poi alla fine il processo decisionale deve concretizzarsi, no? Cioè, io a questo non c'ho una risposta, perché effettivamente anch'io sono stato molto contento che alla fine la virgoletta abbia dato senso di quello che è stato il processo, che è quello più importante in questo momento da sviluppare. No, sono sicuro che... Però mi chiedo, me lo pongo il problema, che se alla fine dobbiamo concretizzarla, quella definizione, come ce ne usciamo? Ma se avete tempo, se c'è tempo... Sono sicuro, pure con questo tempo siamo arrivati alla definizione che vi ha soddisfatto a tutti nel gruppo. Semplicemente una questione di tempo. Secondo me, quanto più tempo c'hai per la cooperazione, più dentro puoi arrivare a un buon risultato. C'è abbastanza. Voi? Ancora? Chi vuoi? Tu? Sì, mi viene in mente un po', allora, il discorso è quello di come tenere le minoranze nella società, no? Come includere anche le minoranze, non trascurare le minoranze e tenerle sempre partecipi
in un processo decisionale condiviso. E poi mi viene anche in mente il paragone, il confronto con la progettazione partecipata. La progettazione partecipata non è A più B più C, è D, qualcosa completamente nuovo che non è la somma, semplice somma di delle tre cose messe insieme, ma è qualcosa che progettando insieme diventa completamente diverso. E che rende contenti e accontenta tutti, però è ovviamente una sfida e ci richiede molto più tempo la partecipazione di tutti. Claudio, no, va bene, siamo già fuori tempo, fuori tempo, fuori tutto. Una domanda. Nella gestione. No, però dobbiamo tornare un po' indietro, sennò non finiamo mai. Vai. Ho una domanda sempre sul ruolo del facilitatore. Nella gestione di gruppi più numerosi, io poi mi sono trovata a seguire un formatore con un gruppo di adolescenti dai 16 ai 18 anni, erano circa una sessantina. Per uno formatore? No, c'era un formatore più 3-4 altri ragazzi che aiutavano. In molte attività, molti ragazzi venivano lasciati fuori perché non avevano voglia di partecipare. È normale, nel senso, capita, è normale che sia così in un gruppo così grande o anche dopo vari tentativi in cui tu cerchi comunque di includere tutti nelle attività non si riesce, bisogna per forza includerli? Ci sono gli elementi di qualità nell'educazione non formale, uno degli elementi di qualità è il numero di partecipanti per formatore, per facilitatore. Quindi se la qualità va più bassa, quello succede più. No, quanto più gente può succedere. E poi cioè, questa è una scelta che dobbiamo avere, pure in piccoli gruppi, né? Se c'è qualcuno che non vuole stare dentro o che si sente escluso, cos'è? Tu devi capire se vuoi cercare di includere quello a rischio di perdere il resto del gruppo o se vuoi lasciare quello e lavorare con questo del gruppo che lo vuoi. In itinere. Basta. No, è una scelta, è qualcosa che deve capire come cosa è meglio per te e quello è meglio per il momento, no? Non è che puoi fare due, no? Puoi cercare un po' di qua, un po' di là. È una scelta. Ci sono situazioni che si verificano anche nei piccoli gruppi comunque, no? Sì, sì. Ok. Però più con quanto meno qualità succede più. Ok, finiamo, vai. Ultimo. Piccolissimo. Questa discussione. Ho notato che sia lei che Umberto hanno chiesto come si fa a fare come si risolve questa problematica. Per me il successo sta nel fatto che si è fatta questa domanda, sta già lì, non la risposta che si è ricevuta. Cioè, il fare questa domanda fa capire che si è capito un meccanismo e quindi si sono colte quelle sfumature. Nella fattispecie lui diceva come si fa nel momento in cui escono fuori varie sfumature di uno stesso concetto. Non esistono appunto soluzioni o risposte univoche, ma cogliere il fatto che ci sono diverse sfumature è quella il passaggio di gradino a livello superiore. Riuscire a comprendere che ci sono queste sfumature che hanno tutte necessità di una risposta, che può essere anche differente. E quindi il capire poi dopo come si fa, nel momento in cui un problema è ben focalizzato, uscirà prima o poi la soluzione al come si fa. Ed è quello che poi crea l'innovazione su quella problematica. Ma tante volte che facciamo questo lavoro, così educativo, più, vabbè, di cose non formali, sulle cose. E tanta volte che è più fare le domande giuste che dare le risposte, no? Apriamole, perché qualche risposta le possiamo dare, però è molto di più fare le domande, mettere le domande alla gente, farci le domande. Ok, basta, prossimo, finiamo. Cosa manca? Chi manca? Ancora? Finiamo e poi coffee break, se non moriamo. Chi voi? Volete? Se non volete, no, buttalo fuori. Noi siamo del gruppo Learning City della Città dell'Apprendimento.
gruppo tutto al femminile, gruppo pieno di punti esclamativi, di puntini di sospensione, questa è una premessa, perché ci siamo molto, il tempo non ci bastava per concludere un discorso, basta il nostro mai. Discorso, che non basta mai. Tra gli obiettivi principali abbiamo individuato proprio l'individuazione di elementi chiave per realizzare la città dell'apprendimento, no? Ciò che abbiamo fatto noi, abbiamo prima fatto un brainstorming per capire quali sono gli elementi che definiscono, diciamo, la città dell'apprendimento. Poi la riflessione sull'apprendimento, lo sviluppo della creatività, la capacità di lavorare in gruppo e lo sviluppo di spirito di gruppo. Questi tra gli obiettivi che sono emersi, non abbiamo fatto una distinzione fra principali e secondari, perché erano tutti importanti per avere la città dell'apprendimento, insomma. Il gruppo era abbastanza ampio anche, non era un piccolo gruppo, ma con tante persone che hanno condiviso, diciamo, l'obiettivo. Abbiamo proseguito in questo modo, cioè più o meno in generale in ambi i due gruppi. Abbiamo fatto questo brainstorming di gruppo, la mappatura, la divisione dei compiti, più o meno è stata più o meno condivisa, però è venuta mentre si facevano le attività, mentre si cercava di definire la città, e la creazione della città e poi il recupero del materiale. Questo è diciamo, tutte le fasi del nostro metodo. E alla fine abbiamo realizzato, abbiamo ampliato la nostra conoscenza del gruppo, di tutto il gruppo del lavoro e delle percezioni dell'apprendimento e della conoscenza. Questo come risultato finale. Tre sentimenti sono prevalsi in due gruppi, sentimenti diversi, e nello stesso gruppo anche dei sentimenti diversi. C'è chi diceva che si è sentito frustrato, e una frustrazione legata più che altro al tempo, cioè nel senso che c'era magari poco tempo a disposizione, per cui non ci si è riusciti proprio ad esprimere completamente con il proprio gruppo, perché il tempo erano 20 minuti credo per l'attività, il tempo era poco, quindi prima del brainstorming 5 minuti, poi dopo la divisione cioè, cerchiamo di capire un metodo per poter poi raggiungere il risultato eccetera e poi farlo, insomma era un'attività abbastanza anche interessante, creativa. Quindi c'era questo sviluppo della creatività che non volevamo che fosse limitato. Quindi qualcuno si è sentito frustrato perché poi non c'era molto tempo. La gratificazione proprio anche, c'è chi si è sentito anche gratificato invece dal lavoro che è stato fatto, dal lavoro di gruppo e da quello che è stato poi realizzato. E la domanda era, te la ricordi te? Per me sono due principali. Primo è un team builder, diciamo, è una costruzione del gruppo esercizio. Perché molto leggero, come entrata per prima mattina mi piace questo tipo di roba, perché devono cooperare, si devono organizzare, fare la strategia, dividere, e gestire il tempo, però c'è spazio per fare le cose da solo, se vuoi, puoi cooperare quanto vuoi, quindi c'è molto spazio lì dentro per stare a ton agio e cooperare, per fare, raggiungere un obiettivo che è costruire questa città, dove non c'è competizione tra di tutti. Almeno si vede che deve spaccare le altre città, infatti. È la prima volta che l'ho fatto in due città, infatti. L'ho fatto sempre in una, però mi è piaciuto più così, c'è più spazio per la gente fare davvero. E poi, questo è il primo. Il secondo obiettivo è molto connesso a questa formazione, che è iniziare a pensare che quali sono le condizioni che ci abbiamo bisogno per imparare. Perché quello è connesso a un certo punto a quello che creiamo qua dentro, no? Però ognuno ha il ruolo attivo in creare quello che ci abbiamo bisogno qui. E poi pure pensare che cosa c'è bisogno per il gruppo con chi lavoriamo, se lavoriamo in educazione non formale, no? Che condizioni dobbiamo creare per lavorare con i gruppi. Vabbè, questa è la entrata solo sul tema, quindi sono questi due obiettivi.
Qual è vostra? Per i partecipanti del gruppo. Boh, gli obiettivi sono quelle. Allora, l'obiettivo è che dice il compito è fare la quello, fare la vabbè, non... l'obiettivo che ho detto questo è l'obiettivo per i partecipanti, sì, eh? Della mio punto di che cosa voglio che i partecipanti fanno? Lavorano nel gruppo, si connettono più, si conoscono un po' più, iniziano a avere a gestire i conflitti, le idee e discutere bene. Creatività per il gruppo, no? Che abbiamo appena detto, insomma, lo sviluppo della propria creatività, la creatività del gruppo e poi lo sviluppo dello spirito di gruppo, cioè perché abbiamo cercato di già fare un cerchio iniziale e dire la propria, in base alla propria idea della città dell'apprendimento, già no? Stai sviluppando un qualcosa, c'è uno spirito di gruppo, cercando di fare gruppo, di ascoltare, ti stai già immaginando come potrebbe essere la città, cioè il gruppo avrà dopo il brainstorming l'idea di quello che andrà a realizzare e dopo c'è la fase dell'implementazione, cioè nel senso... No? E poi c'è pure la questione di iniziare la discussione, la riflessione, la discussione sull'apprendimento. Quello è per voi, no? Perché forse hanno detto ok, cosa abbiamo bisogno per imparare bene. E quello ti fa pensare che forse l'imprendimento non è qualcosa che arriva così, ci sono i fattori che influenzano l'apprendimento, no? Quello è pure importante per voi. Tutto quello che fate per voi. Happy break! Basta? Qualcos'altro? Ok. La ultima. Veloce, si deve fare. Vai. È uscito molto spesso questo discorso del tempo. Non c'è mai tempo, non riusciamo a farlo in tempo, ci sarebbe piaciuto avere più tempo. Ma forse siamo noi che non siamo preparati a gestire quel tempo? Infatti. Però nessuno si domanda mai questo. Anzi, avessi avuto il tempo a disposizione. No, il tempo è sempre quello giusto. Siamo noi che non siamo o in grado di fare quelle cose in quel tempo e quindi dobbiamo fare autocoscienza e dire ok, in che cosa devo migliorare per riuscire a farlo in quel tempo? Sì, il tempo è una corresponsabilizzazione tra il facilitatore e il gruppo. E l'altra è pianificare, appunto, sempre in ottica di gestione, è prepararsi all'ottica di affrontare un evento, un'iniziativa o un'attività e quindi fare la parte preparatoria che non fa mai nessuno. Sì, inserisco in determinate attività, ok, lo faccio sul momento. No, sul momento poi il tempo non ti passerà, devi preparare tutto prima. Sì, per quello è difficile, no? Sì, per è giusto. Con per, dedica. Però deve stare sempre... Con tante dediche. Aspetta, prima che finiamo, deve stare sempre a posto perché il gruppo fa mai la preparazione. Se chiede a qualcuno di preparare qualcosa, deve sempre aspettare che il gruppo non lo fai. Come regola. Dico, in generale. Se lo stai aspettando, sei meglio preparato per quello che è giusto. Ok, prima di finire, molto veloce, dopo il coffee break penso che iniziamo qui, perché mi sembra importante su quello che è uscito adesso. Ok, voi avete parlato dell'obiettivo e metodo di tutto quello che abbiamo fatto, del vostro punto di vista. Adesso ho già detto qualcuno, ve ne dico il mio punto di vista, che il mio obiettivo è per l'attività, che forse... non sono quelle che ho uscito, per quello cambio, no? Io propongo qualcosa, voi lo prendete quello che vi serve. Quindi abbiamo iniziato qui, questo lo parliamo dopo. Poi di questo andiamo qui, penso, Silent Throw. Quello lo abbiamo già parlato, idea iniziale di introduzione al topic, lasciare spazio per tutti che parlano, si conoscono un po' meglio. Qui lo stesso, prima parte, cooperazione, conoscenza, creatività. Lo stesso, continuando, conoscere più, anche avere le aspettative, le paure, tutte quelle roba, per me come informazione. E per il gruppo pure. E poi, Learning City, ho già detto, come team builder e iniziare a parlare di apprendimento. E questo, infatti, l'attività dentro, c'era questa la partecipazione attiva di prepararlo, però per me... Io volevo fare questa partecipazione attiva come un esempio di un'attività che io non l'ho proprio pensato prima, però è uscito del questionario che hanno detto voi e del bisogno, di quello che interessi che ho sentito nel gruppo.
Okay? Quindi questo è un esempio di come utilizzare, andare verso il gruppo, diciamo. Per esempio cose che possono fare voi per il futuro. Quindi questo, se puoi fare 3 giorni su questo non è abbastanza, eh? Quindi questo è piccolissimosissimo, solo come esempio di come lavorare su un tema, il celebre topi. Sì. Ok? Ci sta? 15 minuti? Vai. Obrigado.